In questo video sono andato a misurare la qualità delle acque italiane, ovvero sono andato in giro per i fiumi della mia zona e sono andato a verificare quanto fossero inquinati. Perciò quello che ho fatto è stato comprare un misuratore di qualità dell'acqua. L'ho pagato circa 5 euro perché era in sconto e costava 20 euro. Mi è arrivato dopo circa 2 settimane, 3 settimane. L'ho comprato da AliExpress e posso dire che sono abbastanza soddisfatto. La seconda cosa che ho fatto è stato stampare una mappa della mia zona per sapere dove fossero tutti i fiumi e tutti i corsi d'acqua della mia zona. Io mi trovo in Emilia-Romagna e la zona che sono andato ad analizzare è stata tra San Pietro in Campiano, San Pietro in Vincoli, Ducenta e anche Carrai e Santo Stefano. Una zona abbastanza ampia perché va a coprire un raggio di 8 chilometri, un cerchio di 8 chilometri, che non è male. E ci permette di avere dei dati oggettivi e non campati all'aria. I limiti massimi sono 400 parti per milione. Questa è la soglia in cui l'acqua diventa non potabile e inizia a diventare leggermente inquinata. Le parti per milione sono, per esempio, i metalli pesanti, le particelle strane all'acqua, che possono essere sabbia, particelle terrose. Per prima cosa quello che andiamo a fare è accendere questo. Questa è l'acqua piovana. Per l'appunto dice 0,08. Ma se mi esce un ratatouille? No, vecchio, non ci arrivo. Vai, vai. Porca 736! 804 proprio. Vediamo quant'è. Qua è 254. Ah, ecco, no. È inquadrato. Cioè, in ste pozzanghere qua, comunque. E fai hold. Era 550. In mezzo al fango. Sì. 600, tipo. Proprio 600, ragazzi. Si vede qualcosa? Giurare. No! No! Scaro! Oddio! Pulisco. Tiro un tirocinio. Oddio! Ok, ci siamo, ragazzi. Proviamo. 472. Accendiamo. Oh! Fai hold, fai hold. 1300! 1300! Cinta è pulita! Madonna, 1300! Fa bevi. Questa se la bevi, caghi fino a dopodomani. 1300 proprio. Sì, si vede. Cioè, sto fiume 1300 proprio. Sembra pulito e poi, cioè, vai a misurare, è sporchissimo. Questo fiume noi pensavamo anche fosse pulito perché è trasparente in pratica. Botto inquinato. Abbiamo visto sto flusso, ora vediamo quanto sarà il rob. Arriva un picco di 600 qua e poi lo metto nel flusso e arriva a 1400. L'alternato proprio. Oh, tieni, tieni. 500 sempre. Sì. Lo vedi anche te dal di lì? Sì. Questo, brivido, oddio! Ok. Mi riesci a inquadrare? No, li scivoli. Devo afferrare più erba. No, fra, strappi l'erba. Quanto? 500. 10. Fra, ora prova a ritornare su. 510. Abbiamo trovato un nuovo punto. C'è l'acqua che è nera. Ma come? Ma qua come fai se è 238 e lì fai 300? Più ti sposti là, più arriva a valori alti. Più ti sposti al centro, più si abbassa. Vedi qua 226. Ma secondo me è perché ci mettono tipo i veleni, guarda lì. Guarda, pericolo di morte, problemi. No, cos'è che dice? Prodotti velenosi. Ok, proviamo sto fiumiciattolo qui. Quanto è? Sì, 440. Sì, ora sì. Nei canali proprio. 2000 e 100 proprio. Questo è l'ultimo fiume che andremo ad analizzare e abbiamo fatto una zona di circa 8 km di raggio.
quindi abbastanza ampia e con vari campionamenti, ecco. Andrò a misurarle in quella zona lì, proprio dove c'è lo sbocco. 547. Quindi ragazzi, in definitiva quello che è potuto emergere è che quasi tutte le acque sono inquinate, quelli dei fiumi, anche se di poco sono inquinate. Vabbè ragazzi, si torna a casa.